Salve a tutti, quest'oggi, come può vedere chi conosce un po' la storia, mi trovo in una delle piazze principali di Stalingrado di qualche anno fa, più o meno verso la fine del 1942. Come vedete la città è ovviamente danneggiata dai bombardamenti, per adesso sembra che i tedeschi si siano fermati, non ci sono bombardamenti né momenti di guerra qui vicino, però ovviamente il rischio è molto grave, quindi cercherò di fare un video breve per due motivazioni, per evitare dei pericoli per me e per evitare di annoiare chi mi segue. Velocemente, l'argomento di cui voglio parlare è la guerra e l'aggressività umana in generale. La motivazione che mi fa partire questo video è un evento che è successo in questi giorni, cioè il fatto che un deputato ha picchiato un giornalista, un inviato dell'IEN specificatamente, perché gli faceva delle domande. Il deputato è Barbareschi e l'evento è successo in Sicilia mentre lui era in vacanza, eccetera. Io non so se c'è stata un'invasione di proprietà privata, eccetera, non credo, perché mi pare che il video che potete trovare su YouTube, potete informarvi meglio, avviene su una spiaggia che è di demanio pubblico, quindi è aperta al pubblico. Quello che voglio sottolineare è che secondo me voglio lanciare una riflessione. Chi è il datore di lavoro di un parlamentare? È forse il datore di lavoro di un parlamentare il suo presidente del consiglio, oppure il suo presidente di partito, il suo segretario di partito, o un potente straniero con cui questo parlamentare deve interagire, oppure altri importanti personaggi delle istituzioni? Io credo di no. Io credo che il datore di lavoro di un deputato, di un parlamentare, in generale di chi è in una funzione pubblica, in un'istituzione pubblica, siano i cittadini. Nel caso del deputato, poi chi lo ha eletto. E quindi a queste persone, con tutto rispetto, nei limiti delle possibilità umane, con momenti magari di stanchezza, di non volontà, eccetera, è a queste persone che il deputato deve rispondere. E quindi, secondo me, un giornalista che fa bene il suo mestiere, quindi fa delle domande sul lavoro del deputato, diciamo che è un po' un rappresentante dei cittadini che parla con un altro rappresentante dei cittadini. Secondo me, per questa motivazione, un deputato è tenuto con cortesia a cercare di dare risposte migliori e corrette e esaustive, soprattutto, con cortesia anche, a chi gli fa delle domande. Ovviamente ci sono dei limiti, perché ci sono giornalisti o persone che magari sono più invasivi, eccetera. Però secondo me il lavoro del deputato è questo, quindi non sto parlando di un discorso di magari di etica, eccetera, sto parlando semplicemente di un discorso di fare il proprio dovere. Quindi su questa è la riflessione che faccio sull'evento Barbareschi, litigio e violenza nei confronti di questo inviato delle Iene, eccetera. Però su questo evento qui voglio lanciare anche una riflessione più di grande respiro, che è quella dell'aggressività umana. Secondo me l'aggressività umana è appunto una componente della psicologia umana che è interna all'essere umano. Cioè tutte le volte che noi ci troviamo, chiunque, in difficoltà, perché ci troviamo aggrediti, perché noi interpretiamo in maniera aggressiva un atteggiamento, oppure perché effettivamente un atteggiamento è aggressivo, noi siamo portati a difenderci e anche a contrattaccare una forma di violenza, ed è una risposta normale che c'è anche nel mondo animale, e noi abbiamo questi istinti che comunque più evoluti sono di base, funzionano così di base. E questo secondo me è quello che porta poi anche sia a conflitti interpersonali che portano a violenze, anche omicidi, insomma, nell'interazione tra i singoli cittadini. E quando queste violenze, questa aggressività viene sviluppata da entità statali, si ha la guerra. È possibile quindi evitare l'aggressività, diciamo che non l'aggressività, perché l'aggressività secondo me non è evitabile, è un sentimento umano che deve esprimersi alla fine, non si può far finta, sarebbe ipocrisia dire che non esiste. È possibile però gestire questa aggressività sia a livello di interazione dei singoli cittadini sia tra gli stati. Ci sono stati vari riflessioni su questa cosa. Mi sembra di poter dire che ho letto da qualche parte che comunque l'aggressività umana tende a ridursi nelle civiltà man mano che progrediscono. E se noi guardiamo, infatti, c'è una tendenza a rifiutare alcuni atteggiamenti aggressivi. Le civiltà antiche tendevano a fare i sacrifici umani addirittura. Poi si passò ai sacrifici animali. Oggi come oggi, per esempio, noi non accettiamo più neanche il discorso di un sacrificio animale, e addirittura tendiamo a rifiutare anche il sacrificio, tra virgolette, animale per scopi anche quasi giustificabili, come quello alimentare o quello della ricerca. Cioè ci sono dei gruppi sempre maggiori di persone che o sono vegetariane o rifiutano comunque anche l'utilizzo degli animali per la ricerca, che
creano una serie di sofferenze, eccetera, però avrebbero forse un minimo di giustificazione, e anche questi vengono un po' criticati. Quindi io noto un percorso di sensibilizzazione nei confronti di un contenimento dell'aggressività e un tentativo di fare il meno male possibile agli esseri viventi. Questo processo è un processo in divenire, continuerà a crescere? Domanda che lascio aperta. Come dico, ci sono molti personaggi che hanno fatto delle riflessioni su questo argomento. Mi viene in mente un carteggio tra Freud e Einstein sul perché la guerra, per esempio, e altre riflessioni del genere. Un testo, per esempio, anche di Lorenz, su, mi pare si intitoli, Il cosiddetto male, sull'aggressività minimale, che secondo me per rispecchiamento vale anche per l'essere umano. Quello che voglio dire io, appunto, è che l'aggressività secondo me è una cosa naturale, e io non credo che gli esseri umani siano cattivi, ecco, questo voglio dire. L'essere umano è fondamentalmente egoista e in senso buono, nel senso che tende a difendere le proprie esigenze, i propri desideri, la realizzazione di sé. Quando questi desideri, la realizzazione di sé, viene in conflitto con un altro egoismo, specialmente umano, ma anche di altro tipo, tende a cercare di controbatterlo. Si può usare la violenza, si può usare altri meccanismi. La violenza, secondo me, è limitante da un punto di vista razionale, perché tutte le volte che noi abbiamo un conflitto con un'altra persona, con la violenza non abbiamo possibilità di imparare, tra virgolette, dal conflitto. Perché semplicemente cancelliamo la critica o il blocco. Mentre nel momento in cui abbiamo la possibilità di comunicare con l'altra parte, possiamo accedere a delle informazioni, a dei modi di vedere il mondo diverso dal nostro. E questo, secondo me, è utile a tutti, insomma. Però questo, voglio dire, è un processo secondo me culturale, cioè noi nasciamo tendenzialmente aggressivi. È vero che esistono anche dei sentimenti positivi, nel senso di affetto per le altre persone o per gli altri animali, e credo che questa non sia una cosa culturale. L'essere umano è portato a voler bene, ad avere affetto per altri esseri viventi, esseri umani e esseri animali. Però è portato anche a avere l'aggressività, appunto. Il contenimento dell'aggressività è un procedimento, secondo me, culturale, cioè è un'educazione che porta a accettare i propri atteggiamenti aggressivi, i propri sentimenti aggressivi, ma gestirli. Cioè, io odio una persona, ce l'ho con una persona, non accetto un modo di essere una persona, voglio contenere una persona. Tendenzialmente siamo tutti portati, come dire, a reagire in maniera anche aggressiva. Mi pare che Freud dica che in fondo quando litighiamo con una persona e quando la mandiamo al diavolo, fondamentalmente perché ne desideriamo la morte, e questo rimane nel nostro subconscio. Questo è difficile può anche essere difficile da accettare, ma io penso che sia effettivamente così. Il punto, appunto, è riuscire a prendere questa aggressività, gestirla, perché è anche un motore importante per le azioni umane, ma trasformarla in qualcosa di socialmente, diciamo, compatibile, alla luce anche della razionalità che l'aggressività porta a situazioni di questo genere, cioè a grandi distruzioni, a grandi sofferenze, che forse chi non l'ha vissute in prima persona, come sicuramente la mia generazione, che non ha vissuto la guerra, perché una guerra in Europa, non, nell'Europa occidentale, almeno non capita da 45, quindi forse uno non si rende conto di quanto sia devastante e brutta una guerra. Diciamo però che tutti viviamo le nostre guerre private, e abbiamo vissuto sentimenti negativi di quello che è l'aggressività e i conflitti, eccetera. Credo che poche persone vivano con gioia, comunque, alla fine, o con serenità, un conflitto forte, aggressivo con gli altri, anche quando lo, tra virgolette, lo vinci. Quando lo perdi è anche peggio, ma secondo me si vive sempre male il discorso dell'aggressività. Allora, secondo me il discorso, appunto, è il discorso di gestire questa aggressività in un modo socialmente costruttivo. Quindi è utile, per esempio, sfogarla in altre maniere. Per esempio, mi viene in mente un esempio a livello statuario, cioè di stati, di conflitto tra stati. La guerra fredda non poté essere combattuta, per fortuna, perché se fosse stata combattuta con le armi nucleari sarebbe stata peggio della seconda guerra mondiale, sarebbe potuto essere un disastro assoluto, totale e globale. Questo portò le due superpotenze, al di là di piccoli conflitti, magari scaramucce soprattutto dietro le quinte in paesi minori, perché fondamentalmente la guerra di Corea o la guerra del Vietnam, eccetera, furono comunque scontri minori tra le grandi potenze. Però magari la guerra di Corea tra Russia e America, la guerra del Vietnam forse più tra la Cina e l'America, comunque furono scontri minori
tra grandi potenze che non si potevano scontrare. Però io noto che ci fu anche una cosa positiva in questa competizione. Un esempio tra tutti è stata la guerra per la conquista dello spazio, che portò a investire dal mio punto di vista in pratiche molto utili a livello scientifico, perché hanno fatto progredire molto le scoperte umane, perché per andare sullo spazio si dovette sviluppare della tecnologia che poi venne usata anche nell'ambito civile. Quindi questa competizione URSS Stati Uniti sulla conquista dello spazio, che all'inizio vide ovviamente vincere l'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti poi bruciarono le tappe per andare sulla Luna, è stato qualcosa di positivo. Quindi la competitività e l'aggressività che porta alla competitività in un certo senso è, secondo me, utile. Anzi, sicuramente lo è, perché sennò ci addormenteremmo tutti in una forma di, magari, che forse potrebbe anche essere utile, un minimo di una società statica, però anche una società in divenire che tende a competere alla ricerca di un miglioramento può essere una cosa positiva, nel momento in cui però la competizione si svolge all'interno di alcune regole che impediscono il degenerare della competizione. Se io gioco a scacchi e perdo, non prendo la scacchiera e la rovescio e picchio chi ha vinto con me, o viceversa. Questo è quello che dovrei fare, anche se ho questo desiderio. E questa autolimitazione, questa autodisciplina è utile non soltanto a chi vince, perché dice va bene, ho vinto, non mi rovesci la scacchiera e io mi tengo la mia vittoria, ma è utile anche a chi perde, perché comunque gli dà la possibilità di imparare da questa sconfitta. O almeno io penso che sia così. Si dice molte volte in genere che quando si sta perdendo in certi giochi la soluzione appunto è buttarla in cagnara. Sì, molte persone è psicologicamente facile fare così, però è sbagliato, e non è sbagliato solo a livello etico, è uno sbagliare che ti distrugge il gioco. Noi possiamo giocare finché accettiamo le regole, nel momento in cui rifiutiamo le regole, magari solo perché stiamo perdendo, noi distruggiamo anche il giocattolo tra virgolette con cui stiamo giocando. È difficile, però bisognerebbe accettare questa cosa per il bene di tutti. Finisco con una citazione di Santayana Jorge, che è un filosofo, credo, spagnolo, che ha detto una cosa molto interessante sulla storia. Ha detto: chi pretende di ignorare, di dimenticare gli errori della storia è condannato a riviverli. Io spero che la storia possa essere un'occasione per riflettere un pochettino e tentare un attimino di evitare, anche se non le abbiamo vissute queste situazioni, di evitare di ricaderci, perché non so fino a che punto queste situazioni possano essere educative. Spero che per la maggioranza basti appunto sapere che queste cose sono successe, e che alla fine la coesistenza pacifica, la collaborazione o la competizione però rispettosa nelle regole è un valore per tutti. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima.